Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Neve, sostegna la popolazione nel più breve tempo possibile. Voto favorevole all'unanimità a una mozione sui disagi causati dalle intense nevicate che hanno colpito la Toscana, con particolare riferimento alle interruzioni dei servizi provocate dalla caduta degli alberi. La mozione, che vede il primo firmatario Mario Puppa del Partito Democratico, accoglie emendamenti anche di gruppi di opposizione e impegna la Giunta ad attivarsi affinché le misure di sostegno ai comuni coinvolti e alle popolazioni, sia di carattere nazionale che regionale, vengano assegnate ed elargite nel più breve tempo possibile. C'è inoltre l'impegno a intervenire per migliorare la manutenzione e la gestione dei boschi demaniali e per abbreviare l'iter burocratico per le aziende che si occupano di tagli boschivi. Il Consiglio valuta anche una modifica delle norme regionali sulla forestazione per i tagli di manutenzione degli alberi presenti nelle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti di servizio pubblico e sulla viabilità, in modo da rafforzare le azioni di messa in sicurezza del territorio. Ma intanto è venuto l'assessore Monni a illustrare quali sono stati gli interventi che la Regione ha messo in atto per l'emergenza neve, riferito al Consiglio. C'è in atto una procedura per la richiesta dello stato di emergenza nazionale che ristorerebbe i comuni delle risorse messe in campo per aiutare la popolazione e per intervenire sui danni, soprattutto che anche in queste ore si stanno manifestando. Intanto io devo manifestare la mia grande soddisfazione perché la mozione presentata in Consiglio è stata votata da tutti i gruppi consiliari, è una mozione che impegna la Giunta su diversi fronti, intanto a costituire immediatamente un tavolo di lavoro con le province, i comuni, con Enel e con le aziende di telefonia al fine di prevenire situazioni simili. E poi che c'è un intervento anche importante perché si vada a modificare la normativa forestale e puntando a diverse azioni. Intanto la prevenzione di quella che è la situazione della viabilità, perché le piante hanno di fatto impedito anche ai mezzi, isolato i paesi, i mezzi di intervenire, eccetera. Poi un'azione che vada appunto a cercare di prevenire quelli che sono i danni alle linee elettriche. Un'altra azione, la terza, che in qualche modo intervenga per il dissesto idrogeologico e poi anche un'attenzione sul reticolo idraulico, perché le piante cadendo sotto il peso della neve hanno poi invaso i fiumi con il rischio logicamente di formarsi di dighe pericolose poi a valle. Quindi questo è diciamo un compito in parte anche affidato alla stessa commissione aree interne che è stata costituita in seno al Consiglio, che avrà lì un compito specifico che è quello di definire anche attraverso la realizzazione di progetti pilota azioni che vadino un pochettino a migliorare quella che è la manutenzione delle foreste, dei boschi, della montagna toscana. Assolutamente sì, quello che noi diciamo è che se vale una differenziazione per colori a secondo dello stato della propagazione del virus e delle infezioni, per cui se una regione è rossa chiaramente i bar stanno chiusi, ma se è arancione o gialla le restrizioni sono minori, noi riteniamo che questo principio coerentemente e conseguentemente appunto a differenziazione di colori per regioni debba essere applicata anche agli impianti di risalita. Quindi se la Toscana è gialla e rimane gialla, non si capisce per quale motivo, una scelta immotivata, sbagliata, non giustificata da nessun rilievo tecnico-scientifico, debbano stare chiuse le seggiovie e gli schili, stanno aperti giustamente le tranvie, teatri, bar e ristoranti. Quindi la differenziazione per colore si applichi anche agli impianti di risalita. Il governatore Giani faccia questa battaglia come governatore della Toscana, si chieda una differenziazione a secondo del colore e non ci si allini con le regioni del nord.
Io ritengo che abbiamo svolto un'azione molto importante come Protezione Civile. Personalmente sono stato in Garfagnana proprio nel momento in cui nevicava, nei momenti più critici. Contemporaneamente l'assessore Monni era su all'Abetone. Devo dire che possiamo dire che la Protezione Civile regionale è stata essenziale nel contributo offerto alle zone più colpite. Certo, dobbiamo riflettere sul fatto che le condizioni atmosferiche, anche in questo mese di gennaio, hanno generato tutta una serie di situazioni che ci portano a emergenza regionale che comportano davvero un forte impegno. Pensate alle frane, pensate all'erosione sulla costa, in questi giorni avrò numerose riunioni perché progetti strutturali che contrastino l'erosione cercheremo di porli anche attraverso il Recovery Fund, attraverso poi i fondi europei. Ma la questione di dissesto da un punto di vista delle aree interne come il mare richiama a definire questa come una questione prioritaria di impegno da parte della Regione Toscana. Ai sindaci che mi hanno sollecitato e chiesto interventi della Regione mi viene però da dire una cosa: la Regione può intervenire, può trovare finanziamenti, può metterli nel Recovery Fund, ma occorrono questi progetti, almeno i progetti da parte dei comuni. È bene che vengano fuori. Tema affrontato nella seduta del Consiglio regionale, il corridoio tirrenico, approvata a maggioranza con 23 voti favorevoli e 2 astenuti, una mozione sull'esclusione della realizzazione del corridoio tirrenico dall'elenco delle opere da sbloccare, tramite le figure commissariali previste dal decreto del governo semplificazioni. L'atto impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti di tutti i soggetti interessati affinché venga perfezionato quanto prima il necessario passaggio di competenza da SAT ad ANAS per la gestione dell'arteria e a proseguire l'azione nei confronti del Governo nazionale affinché il corridoio venga inserito tra le opere commissariate, così come previsto dal decreto semplificazioni. Ma la nostra posizione sul corridoio tirrenico è una posizione risaputa da decenni, nel senso il centrodestra è favorevole al corridoio tirrenico, che è un buco nero che c'è nella Toscana, che viene scontato ogni anno in chance, in opportunità, in competitività dalle nostre aziende, dai nostri lavoratori, da chi appunto si muove in Toscana. Ci fa piacere che anche il centrosinistra finalmente prenda una posizione ufficiale su questo tema, perché uno degli ostacoli insormontabili rispetto al corridoio tirrenico di questi anni è stata appunto la contrarietà di tanti pezzi della sinistra e del centro-sinistra toscano, compreso tanti sindaci, compreso tanti livelli istituzionali. Vorremmo capire quello che ho detto oggi in consiglio da parte della Regione Toscana, anche che gioco vuol giocare rispetto al recovery plan, perché è evidente che il corridoio tirrenico, proprio anche per il suo carattere interregionale, per il suo carattere direi nazionale, è uno dei punti su cui scommettere all'interno del recovery plan, però sembra che la Regione Toscana non voglia giocare questa partita, che aspetti insomma quello che succede a Roma, che è abbastanza complicato, mi sembra. Ma il fatto che non sia stato messo nel decreto semplificazioni, quindi non sia stato nominato un commissario che bypassa determinati passaggi burocratici che stanno rallentando indefinitivamente questa dorsale tirrenica, che è fondamentale. Nell'interrogazione noi si chiedeva che cosa avrebbe voluto o cosa avrebbe potuto fare la Regione. In realtà la risposta è stata un excursus temporale sui vari problemi. Noi non possiamo accontentarci di una lezioncina, perché purtroppo, essendo io di Grosseto, ho visto morirci tanti miei amici, persone che conosco, e quindi per me è un qualche cosa che mi tocca il cuore, per me e i miei concittadini, per cui deve diventare assolutamente una cosa prioritaria per la Regione, perché per noi è esiziale sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista infrastrutturale economico, perché inevitabilmente per noi è fondamentale questa strada. È importante che il Consiglio regionale della Toscana si sia pronunciata. Abbiamo presentato una mozione, è stata condivisa. È importante che la Toscana si pronunci per fare in modo
che quanto prima arrivi il commissario deve essere un'opera strategica, fondamentale per lo sviluppo della Toscana in relazione anche ad altre regioni. Ho avuto la tempestività di presentare subito una mozione a mia firma, oggi il Consiglio regionale l'ha approvata. Questo è un atto importante, politico, con il quale il Consiglio regionale della Toscana chiede al nostro governatore di attivarsi nei confronti del governo per fare in modo che venga commissariata all'opera, l'intervento possa realizzarsi e possa rientrare fra le infrastrutture principali del decreto semplificazione che sempre Italia Viva a livello nazionale ha promosso e che oggi vede questa opera altrimenti ferma al palo così come è stata negli ultimi anni. Deve avvenire quello che è avvenuto per la Due Mari, due grandi opere importanti per la Toscana. In Consiglio regionale si è parlato di cybercriminalità e sicurezza. L'assessore Cioffo fa il punto sul progetto Toscana in risposta a un'interrogazione del consigliere della Lega Marco Casucci sul contrasto agli attacchi informatici subiti da piccole e medie imprese ed enti locali. Ho presentato questa interrogazione in merito a un fenomeno pericoloso e sempre più diffuso, quello del cybercrime. Vediamo che la regione toscana si sta finalmente muovendo, abbiamo ascoltato la risposta dell'assessore Cioffo in merito. Per quanto riguarda le infrastrutture digitali, anche il controllo rispetto a questi fenomeni, occorre fare di più, perché ho presentato questa interrogazione. Le linee di indirizzo che ha esposto l'assessore sono in fase di attuazione, occorre un monitoraggio, occorre essere veramente in grado di concretamente, proprio con gli strumenti appropriati, di aiutare piccole e medie imprese e enti locali, perché questi attacchi informatici purtroppo sono sempre più numerosi. Il problema del cybercrime si è fatto ancora più pressante con la pandemia, quando tutti quanti eravamo riversati su internet, sulla rete, per cercare per lavoro, per la didattica a distanza, ma anche per ritrovare una socialità. È quindi necessario, e lo spingerò con forza, una presa di conoscenza maggiore di cosa significa navigare nel web. E spingerò quella che è un'attività già intrapresa dal CORE come meritoriamente in questi ultimi due anni, ed è una sorta di patentino del web. E questo è importante proprio perché bisogna essere consapevoli, e non ci dobbiamo riferire solo a ragazzi, di cosa significa navigare in internet, di cosa significa riuscire a leggere in maniera appropriata le immagini e i testi che ci vengono sottoposti. Si parla spesso dei ragazzi, ma se andiamo su Facebook e sui social ci accorgiamo che molto spesso anche gli adulti o persone magari più avanti con l'età hanno delle difficoltà di riuscire a decrittare quelli che sono i codici della realtà virtuale, molto diversi da quelli naturalmente della realtà di tutti i giorni a cui eravamo abituati. Riaprire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli sociali e ricreativi e individuare misure a sostegno della loro attività è quanto prevede una mozione che vede come prima firmataria Lucia De Robertis del Partito Democratico, che è stata approvata con voto favorevole a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana. L'obiettivo di questo atto è salvaguardare la sopravvivenza di realtà che svolgono un importante ruolo di socialità nelle comunità locali. Insieme al collega Sostegni abbiamo approvato una mozione nella quale chiediamo a tutti gli attori, soggetti istituzionali, dal Presidente al Consiglio, alla Giunta, agli assessori, anche in conferenza Stato-Regioni, di attivarsi perché il Governo metta una pezza, direi io, e consenta ai circoli ricreativi di dare ai propri soci la somministrazione di bevande e di alimenti. Questo per due motivi. Primo, perché chiaramente anche attraverso questo momento di ulteriore socialità si dà sostenibilità a queste strutture che negli anni in questa Toscana hanno davvero scritto un pezzo di storia. Noi sappiamo che circoli, faccio ad esempio, siamo stati sollecitati da Arce, da Acli, sono un momento in cui le persone, spesso sole, trovano un momento di scambiare due parole, un momento di attenzione, si sentono comunità, questo volevamo far passare. Naturalmente privare circoli di somministrare cibo e bevande rende meno sostenibile anche l'accendere la luce, no? Il sostenere quelle spese che comunque ci sono. Ci ha sorpreso un po' l'atteggiamento della minoranza in Consiglio regionale, che ritiene questi non un presidio del territorio. Noi riteniamo che siano. L'idea è stata quella di
allora apriamo anche ristorante e bar la sera. Certo, noi siamo perché, se le condizioni pandemiche lo consentano, riparta tutta l'attività economica del nostro territorio. Regione Toscana, il Consiglio regionale.